Lui è Damiano, ha 34 anni e vive a Milano. La sua più grande passione è la fuga. È sempre stato un ragazzo solare, carismatico e pieno di sé. Ma da quando ha iniziato a perdere i capelli, la sua vita è cambiata. Qui entriamo in gioco noi, Mette Bise. Mette Bise! Paladini della giustizia, porteremo il nostro amico in Turchia per il trapianto di capelli e per regalargli il viaggio più indimenticabile della sua vita. Giuriamo che ci comportiamo bene questo viaggio, non faremo assolutamente come abbiamo fatto a Tokyo. Miau. Stanno controllando il motore sinistro dell'aereo, che pare abbia dei piccoli problemi, ma Gaetano si sta letteralmente... Gaetano, se dice che non siamo in grado di partire, perché non partiamo, cambiamo aereo. Gaetano, ridi in faccia al pericolo un attimo. Un attimo. Pensa, Damiano va in Turchia per farsi trapianto e torna morto. Gaetano è andato a chiedere informazioni. Ovviamente lei parla solo inglese e turco, ma noi sappiamo che Bise non sa l'inglese ma sa il turco. Che problem. Oh, qualcuno ha un cacciavite a stella? Cioè, io sono abbastanza tranquillo perché comunque penso che se non siamo nelle condizioni di partire non partiamo. Allora, chi ritorna? Vero? Ragazzi, siamo ritornati in aeroporto perché il nostro aereo aveva un problema al motore. Ma Bise, forse non è la cosa più salutare del mondo, mezzo chilo di parmigiano. Ok. No, però ti fa un male cane. Lo sai che non abbiamo assicurazione sanitaria? Cioè, se ti senti male hai visto? Sì, muori. Ti buttano dentro il mare. Per questo si chiama Mar Morto. Due o tre ore di attesa ulteriore all'ora e mezza che già abbiamo fatto. Mancano esattamente 36 secondi. Io impazzisco, comincio a prendere quello che trovo, lo lancio. È finita, io me ne vado ad Istanbul, ok? No, non me ne frega un c***o. No, al telefono te lo dico, è finita. Non è nessuno, sono sempre. Stiamo risalendo nell'aereo dopo tre ore. Ma voi che mi dovete fare innervosire? Grazie. Speriamo che sia la volta buona, ci vediamo in Turchia. Spero, a questo punto spero. Mayday, Gaetano abbiamo un interferente, moriremo tutti. Allora Gaetano, adesso metti i tuoi capelli sulla sua testa. Al mio tre. Uno, due, tre. Perché si muta la valigia rosa? Sono più fashion, blogger. Se uno è sicuro della propria sessualità non ha bisogno di un colore che... Il rosa... Ciao. Aia. Ecco. Ecco qua. Ah, devo cancellarlo. Va bene, non si può proprio. Abbiamo Damiano. Damiano! Siamo noi. Ah no. Damiano. Forse è arrivato il nostro autista. Non possiamo entrare. Eccolo. Ecco l'incontro. Eccola, stretta di mano. Andiamo. Per lo meno appena non arrivi in hotel non c'è un kebab di benvenuto mica. Yes, sir. Can you return the table? The 271. E non bello. Ciao. Sto portando il nostro amico Damiano in clinica, ragazzi, adesso qua. Sempre se l'autista c'è. Sarà là tutto il giorno, non si sa che cosa possa succedergli perché noi siamo partiti dall'Italia in Turchia con un'email. Come hai fatto a fidarti di noi? No, infatti ho sbagliato. Arriviamo noi, ehi ciao, ascolta, vuoi venire in Turchia con noi a farti mettere i capelli? Quando esci da qua ti metterai così. Durerà tipo 5-6 ore. L'unico motivo per cui fa il trapianto per la figa. Siete tre scemi.
No. Ma cosa è successo? Ma chi sei tu? Cosa è successo ai capelli? Ma zio, ma ti dovevo mettere i capelli, te l'hai tolti. È stato un piacere. Sto guardando l'ultima storia con Damiano. Non so dov'è, come sta, cioè ci sto pensando, lui sotto i ferri, noi siamo qua e ci divertiamo. Damiano, dove sei? Chissà come sta. Loro ci vogliono portare in un ristorante, ma da Vera Medini io gli ho detto che vogliamo andare a mangiare lo street food turco. Sto cazzo, siamo turkish. Dite, cosa stai facendo? Sto pulendo, che qua è tutta sporca. Buon forno. Buon tornio. Buon tormo. Buon forno. Buon frantri. Siamo su una barca che fa tutto il tempo così. Damiano! Dove sei? Questo posto dove siamo? È stato fatto per lei. Beh, spieghiamo che... Per lei, che è la figlia, era la figlia di lui che era un sultano, no? Sì, sì. Era un sultano, gli ha fatto questo posto bellissimo. In mezzo per cosa? Per proteggerla dagli uomini, magari ci potevano provare con lei, tipo io e lui, no? Esatto. Ecco, lui, papà prudente, ha detto la metto in questo posto. Il problema è che il primo giorno che è venuta qua, si è messa a magnà, è uscito un serpente fuori dalla frutta, e la fine che è questa. Che bisogno. Adesso ci vestiremo da turchi, scatteremo una foto che potrete trovare poi sul nostro Instagram. Abbiamo l'occasione per ricordarvi che ci chiamiamo così, due punti a capo. Matteo Pelusi, Vale Bise. Ci chiamiamo proprio così e siamo proprio noi. Bellissimo. Sono un vero ottomano adesso. Bise, posso chiederti solo... Perché tu hai deciso di prendere il vestito da donna? Sultana, tu sei sultana. Io sono sultana. Sultana. Bello raga, indipendentemente se siete credete nelle religioni, comunque sono tradizioni e cose veramente belle, cioè qualsiasi religione ha un suo fascino. Le religioni hanno la loro storia, la riescono a trasmettere, capito? Anche se non sei di quella religione. Fagiolini, burrata, mandarini, arancini, aranciate, i cevazzi, pomodori, fagiolini, zucchette, cetriolini. È giunto il momento, stiamo andando a prendere Damiano in clinica. Che sarà successo? Stiamo per andare da Damiano, vogliamo fargli uno scherzo. E ho chiesto a Leonardo De Carli, suo grande amico, come potrebbe reagire a questa cosa. Ora mi ha risposto, sentiamo. Secondo me va in para, ragazzi. Si ammazza. Damiano,
Che eroe. Scrivete adesso sotto nei commenti in questo momento: Damiano, sei un eroe. Prima cosa per cui vi ringrazio è che per una settimana non posso fare sesso. Perché? Perché non posso fare sforzi. Ho parlato con il dottore, ha detto che c'è un problema. Scusami, cioè, magari anche voi non lo sapete. Sì, l'operazione è andata, però non sono riuscita a innestare tutti i bulbi che hanno trapiantato. Okay. E quindi devono rifare un'altra operazione domani. Domani. Beh, ma domani già doveva farlo, no? No, no, non era la cosa dello shampoo. No, no, proprio l'operazione, perché non sono riusciti. Cioè, non sono riuscita a trapiantare tutti i bulbi. Voglio morire malissimo. Quindi? E quindi domani rifanno, sì, un'altra operazione. Altre 6 ore? Sì. Proviamo a chiamare Lella. E che cazzo c'entra Lella? Non lo so, devo fare più forza, se no rimango a metà. Vedi la mia felicità dai miei occhi, fammi vedere la felicità dei miei occhi. Mi spiace tanto, guarda, è poco che... Cioè, a poche persone capita questa cosa. Guarda un po'. Ma è una gioia. Mi dispiace, non so se volete parlare con le persone che avete avuto contatto, non so se voi... Dovete pagare voi questa operazione per... Ecco! Cosa? Perché, senso, secondo no, perché uno è pagato da noi, cioè noi avevamo parlato solo per un'operazione, quindi questo sarà un secondo, quindi dovete pagare voi. Ugazzi, in duro! Rimango così. Chiama Lella, va. Dai, chiamiamo Lella un attimo. Ho una sensazione. Esatto. Aspetta, chiamiamo Lella. Devo sentire Lella. Vabbè, dobbiamo pagare mille. Secondo me l'ho fatto apposta. Sì, perché dicono come pagano noi e mi sette il piano da loro, capito? Cioè, questa cosa dovevo dirla prima. Perché a me pare strana sta cosa, una su 800.000 persone, giusto io. Vabbè, ma gli altri scusa? Se no dovrebbero farla a tutti. Appunto. Hanno chiamato solo noi. Che cosa facciamo? Chiamiamo l'hotel e chiamiamo Lella, come mi ha fatto così. Come non ci stanno loro, parliamo dopo in hotel. Facciamo così. Dai, facciamo così. Che non lo sappiamo, dobbiamo avere l'autorizzazione da loro. Abbiamo sentito loro in Italia. Damiano, era uno scherzo! Tre merde, non solo ho fatto 7 ore di intervento. Ci serve una canna da pesca dietro Sanpei. Sanpei è l'eroe del canale di Mettebise. Allora, mi ricordi semplicemente che cosa non può fare Damiano? Non può fare sesso. Siamo in questa via, praticamente si fa sempre colazione, sempre. Buongiorno, Istanbul! Qual è il colore della Turchia? Il turchese. No, God, please, no, no! Damiano, sei pronto? Per fare la sciampista. Sono un cupcake. Direzione Gran Bazar. Gran Bazar. Istanbul. Metabisa. No, dove vai, Fra? Deve andare via, c'è la polizia, zio. Polizia. Damiano, dammi un bacio. No! La moda turchese. Piccante, Matteino? Alla tua. Raga, non so perché si è aperto un store di ragazzi macedoni. Mettebise! Ciao, Mettebise! Mettebise! Questi qua sono macedoni. Allora siamo alla frutta, raga. All you need is love. All you need is love. No, no, no. Ciao, Mettebise. Ciao.
se l'ha detto lui, raga, iscrivetevi al canale, ve lo consiglio. Siamo fatti amici militari perché era meglio così. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, la mia la vita agli altri, il resto conta poco. Il pompiere paura non ne ha. A posto, non mi hanno arrestato. Ogni cosa che ho, anche quella più bella. Ora in turco. Maomet. To. Mehmet ha conquistato Istanbul. Ha conquistato Istanbul? Sì, questa struttura era una chiesa. E siccome Istanbul è stata conquistata da un musulmano e lui è venuto qua, che questa era la struttura più bella di Istanbul, che era una chiesa e non andava bene, è venuto qua, gli ha messo il dito e ha girato così verso la Mecca e quindi è diventata una moschea. È come se fosse, prima c'era una pizzeria e poi è arrivato Costantino e ha fatto diventare kebab. Sì. Perfetto. Sì. Raga, stavamo parlando di categorie di film porno, quali ci piacciono di più, e in quel momento ovviamente sono passati due italiani che si sono fatti due risate, mamma e figlia, e noi stavamo parlando proprio di quel tipo di categorie. Ti amo, ti amo, ti amo. Mujer que lo va a poner esa, tiene que tener un culo un poco grande. Capito, ragazzi, state parlando del culo di mia madre. Ma io lo conosco bene, quello di tua madre. No, Marilena, scherzo. Tette. Mia mamma le tette. Sì, ce sì. Pezzo di merda. Adesso vi faccio vedere mia madre. Aspetta, c'ho un video io. C'ho un video lui. Ragazzi, lui è Ahmed, abbiamo comprato un paio di cose a lui, è stato molto gentile, si è iscritto al nostro canale, un saluto agli amici di Mette Bise. Sì. Se passate da Istanbul passate a trovarlo. Madonna! Discorso di Damiano! Grazie per questo bellissimo viaggio che mi avete offerto voi due. Grazie ad Ande, ad Air... Grazie ai capelli che ancora non ho, ma che fra sei mesi avrò. Bene. E la cosa che mi è piaciuta più di tutto in questo viaggio era andare in giro così, zio. Mi ha tutta la vita questa cosa. Bellissimo. Ciao Damiano! Ora possiamo mangiarci il kebab. Raga, piena movida di Istanbul. Allora, al posto del paninaro c'hanno il cozzaro. Incredibile. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Ehi Italia! Ragazzi, anche questa bellissima avventura è finita. Oh, sono triste, non voglio partire, mi sono divertito un sacco. Soprattutto perché Damiano ha di nuovo i capelli. No, è vero, ragazzi, perché dovrà aspettare ancora un po', perché adesso piano piano ricominceranno a ricrescere. Ma se volete vedere Damiano con i capelli, seguiteci su Instagram, chiocciola metoplusi, metteremo una foto con Damiano con tutti i capelli. I capelli tipo Elton John. Tipo noi. Io consiglio questa cosa a tutti gli italiani che vogliono farsi trapiantare i capelli. Venite qui a Istanbul da Hair Expert e vi ritroverete con un mare di capelli, ma soprattutto con un bellissimo cappellino. Ragazzi, vi lasciamo il link sotto, quindi se le persone sono interessate possono andare al link qua sotto. Se arriviamo a 200.000 like a questo video, Mette Bise si faranno rasati. Mette Bise! Mette Bise! Mette Bise! Salam aleikum! Salam aleikum! Salam aleikum!